Bene, dopo aver visto il concetto di campo elettrico, il flusso del campo e il teorema di Gauss sul flusso, vediamo di fare qualche esercizio sul campo elettrico stesso. Cominciamo con questo. Dice: una carica Q puntiforme si trova nel vuoto, andiamo a disegnare, e produce in un punto P un campo elettrico e il vettore campo elettrico che ha un'intensità pari a 2,0 per 10 alla 4, se ne leggo male, newton fratto coulomb, e il punto P si trova a una distanza d che misura 40 centimetri dalla carica. Ok, quanto vale Q? Prima domanda. E quanto varrebbe Q se, anziché essere nel vuoto, tutto fosse immerso in una sostanza che ha una costante dielettrica relativa di 3,1? Domanda A. Ma qui è sufficiente ricordare, qui chiede la carica Q, generatrice del campo. Chiamiamola Q0, carica nel vuoto. E qui è sufficiente ricordare che il campo elettrico di una carica puntiforme isolata nel vuoto vale K0, costante di Coulomb nel vuoto, per il valore della carica diviso la distanza dalla carica al quadrato. Quindi basta invertire questa relazione. Quindi la carica vale il valore del campo per la distanza al quadrato diviso K0. Quindi vale 2,0 per 10 alla 4 newton su coulomb per 40 centimetri da trasformato in metri, 0,4 metri alla seconda, tutto diviso per K0 che è 8,99 per 10 alla 9 newton metro quadro su coulomb alla seconda. Ok, quindi viene, se ho la calcolatrice da qualche parte, spero di averla portata. Sì, meno male. Allora, facciamo così. Facciamo prima il coefficiente, appunto 2 per 0,4 alla seconda, diviso 8,99 e viene 0,03555, 56. Per 10 alla 10 alla 4 diviso 10 alla 9 fa 10 alla meno 5. Qui viene newton, va via con newton, metri quadri si semplificano e rimane coulomb, 1 su coulomb e 1 su coulomb alla seconda, quindi viene coulomb. Per cui le dimensioni ci sono. Mettiamola sotto forma di, usiamo la notazione scientifica, spostiamo a destra i due posti la virgola, viene 3,56 per 10 alla meno 7 coulomb. Se la carica fosse nel vuoto, fatemi controllare un secondo. Se invece poi chiede la nostra carica, anziché essere nel vuoto, domanda B, fosse immersa in un fluido che ha una costante dielettrica relativa pari a, non mi ricordo più il testo, 3,1 se non ricordo male, sì, 3,1, quale sarebbe la carica Q che produce lo stesso campo? Ok? Nel caso di prima, meglio scriverlo, siamo nel vuoto, la costante relativa è 1. Qui adesso siamo in un mezzo, dicevamo, sembra che ci sia olio, quindi Q, anzi, facciamo le cose per bene, il campo elettrico diventa uguale a quello che avrei nel vuoto, chiamiamolo 0, diviso epsilon R. Quindi K0 fratto epsilon R, Q
grande di alla seconda. Quindi la nostra carica Q diventa uguale a E per D quadro per Epsilon R fratto K0. Questo è il valore della carica che abbiamo ottenuto prima, quella che avremo se fossimo nel vuoto. Quindi è sufficiente moltiplicare il valore appena ricavato per la costante dielettrica relativa. Quindi in questo caso avremo 3,56 per 10 alla meno 7, 10 alla meno 7 coulomb per 3,1, per un totale di 3,1 per 3,56 viene circa 11,04 in 10 alla meno 7. Quindi sempre in notazione scientifica, 1,10 per 10 alla meno 6. Ok. Ci sono domande? Qui abbiamo solamente applicato la 16 alla meno 7 è uguale. Abbiamo solamente applicato la definizione di campo elettrico. Un altro simile. Questo, scusami, solo un secondo che te lo scrivo, era il 12 a pagina 814. Prego. Vediamo uno simile in cui c'è per esempio questo esercizio che dice una carica elettrica Q e da qui da intensità della carica te la dà subito è 7,3 per 10 alla meno 10 coulomb genera in un punto P nel vuoto un campo elettrico di modulo di intensità E pari a 13,8 newton fratto coulomb. Quindi qui abbiamo la carica, qui in questo punto c'è un certo valore del campo. Ok. Siamo nel vuoto, quindi qui abbiamo epsilon r che vale 1. Chiede qual è la distanza tra il punto dove abbiamo misurato il campo e la carica generatrice del campo. Quanto vale questa distanza? Anche qui è sufficiente applicare la definizione di campo di una carica isolata puntiforme e invertirla. Nel vuoto il campo vale K0, la carica diviso D alla seconda. Di conseguenza moltiplico per D a destra e a sinistra e ho E D alla seconda che vale K0 Q, divido per il campo e prendo la radice quadrata. Il quadro è K0 Q diviso E e infine D, essendo una distanza prendo solo il valore positivo, K0 per la carica diviso il campo. Mettiamo i numeri al loro posto. La radice di K0 è 8,99 per 10 alla 9 newton metro quadro su coulomb alla seconda. Il campo era 13,8 newton su coulomb. Questo è un per, questo è una virgola. Scusate, ho invertito. Qui ci vuole Q, il campo è sotto. La carica che era 3,7. 7,3 10 alla meno 10, meno 10 coulomb, sotto abbiamo 13,8 newton su coulomb. Ok, allora, qui abbiamo il solito controlliamo unità di misura, newton che si semplifica con newton, qui abbiamo coulomb,
si semplifica con l'ombra seconda, rimane metri quadri, che poi dalla radice diventerà metri. Occupiamoci prima del radicando. Abbiamo 8,99 per 7,3 diviso 13,8. Otteniamo 4,756 approssimando. Per 10 alla 9 per 10 alla meno 10 fa 10 alla meno 1. La seconda che è sotto radice poi diventerà metri. Facciamo la radice quadrata. 4,756 0,689 metri, circa 69 centimetri. Controlliamo. Ok. Sono domande? Questo che abbiamo appena fatto era il numero 15. Questo qui. Il 18. Abbiamo due cariche Q1 e Q2 opposte. Adesso abbiamo due cariche Q1 e Q2. Q1 che è uguale all'opposto di Q2, vale 6,0 pico coulomb. Questo prefisso, il pico, significa 10 alla meno 12. Ok, quindi questo è 6 per 10 alla meno 12 coulomb. Poi il testo continua dicendo: sono separate da una distanza L grande che vale 8,2 centimetri e sono poste nel vuoto. La domanda è: quanto vale il campo elettrico nel punto medio del segmento che congiunge le cariche? Qui abbiamo il punto M. Quanto vale il campo elettrico nel punto M? Ok? Allora, fatemi ricopiare il disegno, visto che lo faccio un'altra volta. E abbiamo due campi che si sovrappongono. Il campo elettrico dovuto alla carica 1. Siccome la carica 1 è positiva, è un campo repulsivo, quindi qui è diretto verso destra. E 1. Poi c'è un campo elettrico dovuto alla carica 2, che è negativa. Quindi questo è un campo attrattivo, scusate. Ecco. È un campo attrattivo, quindi è diretto verso Q2, quindi ha la stessa orientazione di E1. Ma le due cariche hanno la stessa entità, solo che hanno segno opposto. Quindi, essendo M il punto medio, essendo nel vuoto, l'intensità di E1 è identica a quella di E2. Okay? Quindi, il campo elettrico E nel punto medio M sarà quello dovuto alla carica 1 più quello dovuto alla carica 2. E ripeto, hanno la stessa intensità. Perché? Perché Q1 e Q2 sono dello stesso valore, tranne che del segno, ma del segno abbiamo già tenuto conto. Sono orientati nello stesso modo, quindi questo vale il doppio, ad esempio, di E1. E quindi due volte per che cosa? K0, perché siamo nel vuoto, la carica Q1, diviso la distanza rispetto alla carica generatrice, che è L mezzi, perché siamo interessati al punto, al campo nel punto medio, quindi la metà della distanza. Quindi
il campo elettrico totale nel punto medio vale 2 per 8,99 per 10 alla 9 newton per metro quadro su coulomb alla seconda, per 6 per 10 alla meno 12 coulomb, diviso la metà di 8,2 centimetri, quindi 0,041 metri alla seconda. Abbiamo 2 per 8,99 per 6 diviso punto 0,41 al quadrato, per 10 alla 9 per 10 alla meno 12 fa 10 alla meno 3, quindi diviso 1000, quindi circa 64,18 newton su coulomb. Ok, andiamo a controllare. Quindi 64. Ok. Bene, vediamo qualcosa magari relativo al flusso. Cambiamo pagina. Per esempio, qui, ecco, qui non so se vedete la figura del 29, chiede, qui mostra in arancione le linee di un campo, questo è un campo in realtà di velocità nel moto di un fluido, cioè, attraverso quale delle due superfici è maggiore il flusso. Qui si risponde guardando la figura, ovviamente. Quale delle due superfici è attraversata dal flusso maggiore? Cioè la A. Perché? Perché la A è attraversata da tutte le linee di campo, B solo da alcune. Queste due e queste due non attraversano B. Quindi la grandezza flusso visivamente, geometricamente, ha a che fare con quante linee di campo attraversano l'area che ci interessa. Okay? A è attraversata da più linee di campo, quindi ha un flusso maggiore. Mentre per esempio nella figura sotto, vediamo se riesco a mostrarvela, ecco, le due figure inglobano lo stesso numero di linee di campo, quindi nell'A e nella B il flusso è lo stesso. Okay? Vedete, in A l'area è più piccola, ma il campo è più denso, quindi i flussi sono più addensate. In B l'area è più grande, ma le linee di campo sono più rarefatte, quindi il prodotto campo per superficie rimane lo stesso. Ok? Così come se facciamo un passetto indietro, ecco, vediamo. Se facciamo un passetto indietro, ripeto, ecco, qui abbiamo queste altre figure, qui siamo a pagina 815. Immaginate di avere questa situazione. Che cosa possiamo dire delle due cariche? Abbiamo due cariche, Q1 a sinistra e Q2 a destra. Beh, da Q1 le linee di campo sono orientate verso l'esterno, cioè da Q1 verso l'esterno. Questo significa che se immaginassi di racchiudere Q1 dentro una sfera, questa sfera è attraversata da linee di campo che vanno dall'interno all'esterno, quindi ha un flusso positivo, quindi la carica Q1 è positiva. Mentre Q2 ha linee di campo che finiscono su Q2, cioè sono dirette verso Q2, quindi Q2 è negativa. E se osservate, adesso io non le ho contate, ma le linee di campo che attraversano una sfera centrata su Q2 sono un numero inferiore di quella di una sfera centrata su Q1. Quindi Q1 è positiva, Q2 è negativa e inoltre Q1 è più intensa di Q2. In valore assoluto la carica Q1 è maggiore, okay? Più forte. Mentre ad esempio nella figura sotto le cariche che avete qui sono circa della stessa intensità e tutte più o meno, se leggo bene, anche se non riesco a vedere bene, sono tutte dello stesso segno.
ok? Per esempio quella sotto qui, i pallini bianchi indicano cariche positive, quelli neri negative. Dipende dall'orientazione delle linee di forza. Ok? Detto questo, proviamo a vedere. Ecco, per esempio. Fare questo di 44 pagina 817, non so se riesco a recuperarlo. L'esercizio dice: una carica Q è racchiusa da una superficie chiusa omega. Il flusso del campo elettrico è attraverso omega, quindi il flusso del campo. Qui c'è la superficie, omega dentro c'è la carica Q. Il flusso di attraverso la superficie chiusa vale 4,6 per 10 alla 3, la terza, newton su coulomb per metro quadro, una n. Determina il valore di Q nel caso che sia nel vuoto, oppure, quindi domanda A, quanto vale Q nel caso che siamo nel vuoto, quindi εr vale 1. Oppure, domanda B, quanto vale Q se la costante dielettrica relativa del mezzo valesse 2,7? Ok. Facciamo appello al teorema di Gauss sul flusso, quindi basta ricordare che il flusso del campo elettrico è attraverso una superficie, qui la chiama omega, ma secondo me basta che sia chiusa e contiene la carica Q, vale il valore della carica interna, che in questo caso è Q, diviso epsilon 0 se siamo nel vuoto, e epsilon 0 epsilon r se siamo in un mezzo che non sia il vuoto. Quindi nel caso A, rispondiamo alla domanda semplicemente invertendo la relazione nel vuoto. Quindi la carica Q vale il flusso per epsilon 0. Vi ricordo che la costante epsilon 0 vale 8,85 per 10 alla meno 12 coulomb alla seconda fratto newton metro quadro. Quindi nel caso A, la carica contenuta dentro la superficie che genera il campo di cui ci danno il flusso vale il valore del flusso che è 4,6 in 10 alla 3, 10 alla 3 newton fratto coulomb per metro quadro, per 8,85 in 10 alla meno 12 coulomb alla seconda fratto newton e metro quadro. Vedete, newton si semplifica con newton, metro quadro e rimane coulomb. 4,6 per 8,85 viene 40,71 per 10 alla meno 9. Quindi tecnicamente 40 4,1 diciamo per 10 alla meno 8 coulomb. E se anziché essere nel vuoto fossimo nel mezzo, domanda B, la carica avrebbe epsilon 0 per epsilon r per il flusso phi. Quindi basta prendere la carica di prima e moltiplicarla per il valore della costante dielettrica che è 2,7. Avremo 2,7 per 4,1 per 10 alla meno 8 coulomb. Quindi 2,7 per 4,1, scusate,
11,07 per 10 alla meno 8 coulomb. Oppure in notazione scientifica 1,1 lasciamo qua 0,07 per 10 alla meno 7. Controlliamo. Si la dà 41 nano coulomb, vabbè, è uguale, è 0,11 micro coulomb, è la stessa cosa. Ok? Se ne facciamo uno che avevo visto prima, un po' più gustoso, che è questo. Eccolo qua. Siamo a pagina 821, facciamo il numero 2. Dice c'è questo disegno, una sferetta metallica che forma praticamente un pendolo. C'è la verticale, qui c'è il filo e qui c'è la sferetta appesa. Ok? E dice in questa situazione la figura mostra una sferetta in equilibrio appesa a un filo inestensibile inclinato di 30 gradi, quindi questo angolo alfa misura 30 gradi rispetto alla verticale. La sferetta è immersa in un campo elettrico uniforme che va da destra verso sinistra, questo è il campo elettrico E, la cui intensità è data da, è uniforme quindi è lo stesso in tutti i punti, 1,5 per 10 alla quinta newton su coulomb. E inoltre la tensione del filo che sorregge la sferetta T vale 3,5 per 10 alla meno 2 newton. Calcola la massa e la carica della sferetta. Quant'è massiccia la ferita di quanto è carica. Ok? Allora, qui è sufficiente. Intanto osserviamo che se è in equilibrio, significa che la risultante delle forze applicate alla sferetta fa 0. Quali sono le forze applicate? Beh, avremo il peso, dato che ha la massa, più la forza elettrica, carica per campo, più la tensione del filo. Questo in totale deve fare 0. Ora, qui avremo, se andiamo a vedere un attimo come è fatta il nostro sistema, avremo la forza peso, la disegno in rosso, diretta verso il basso. Questo è il peso. Poi c'è la tensione che è diretta lungo il filo, la disegno in verde. E poi queste due forze insieme darebbero una risultante diretta verso la verticale. E non è altro che il pendolo semplice che abbiamo visto mille volte. Affinché il sistema sia in equilibrio, la forza elettrica, che è la terza forza, deve essere diretta verso destra. E quindi il segno della carica è sicuramente negativo, perché se il campo è diretto verso sinistra, se la forza è diretta verso destra, vuol dire che la carica è negativa. Okay? Perché se la carica fosse positiva, la forza elettrica la spingerebbe di nuovo verso la verticale e quindi il filo sarebbe d'accordo, inclinato, ma di un angolo dall'altra parte rispetto alla verticale. Quindi per come è sistemato il filo rispetto alla direzione del campo elettrico, la carica deve essere negativa. Ok? Fatemi ricopiare le forze, ripeto, quindi abbiamo
Qui c'è la nostra palla, la nostra sferetta appesa. Associamo al sistema un sistema di assi cartesiani, uno orizzontale, x, uno verticale, y, e abbiamo, ripeto, il peso diretto lungo y, la tensione che forma 30 gradi, se non ricordo male, con la verticale, questi sono 30 gradi. E poi la forza elettrica, che è diretta verso destra. Ora, ci conviene utilizzare, cioè scomporre la forza risultante lungo x e lungo y. Nella direzione verticale abbiamo la forza peso e la componente verticale della tensione. Quindi lungo l'asse delle y abbiamo il peso P che viene bilanciato dalla componente y della tensione. Ma la componente y della tensione è il cateto verticale, fatemelo ridisegnare ancora in verde, che è questo. Quindi è il modulo della tensione T moltiplicato, se questo è l'angolo alfa, per il coseno di alfa di 30 gradi. Da cui abbiamo che il peso, che è m per g, massa della sferetta per g, vale la tensione per il coseno di alfa. Da qui abbiamo che la massa della sferetta vale t coseno alfa diviso g. Quindi nel nostro caso la tensione, che vale 3, 5 in 10 alla meno 2 newton, 3,5 per 10 alla meno 2 newton per il coseno di 30, diviso 9,81 metri al secondo quadrato. Tecnicamente abbiamo 3,5 per il coseno di 30 gradi, viene 0,00309 kg, quindi circa 3,1 grammi. Un'esperienza piuttosto leggera. Okay. Per la carica usiamo le componenti orizzontali della forza risultante. Nella direzione x abbiamo, qui lasciamo stare il segno della carica, abbiamo già visto che è negativo. La carica Q per il campo elettrico E deve essere uguale alla componente X della tensione, che vale in questo caso T per il seno dell'angolo alfa. L'angolo alfa è quello con la verticale, quindi rispetto all'angolo con l'orizzontale il seno e il coseno sono invertiti. Quindi l'ammontare della carica, l'intensità della carica, mettiamola in valore assoluto, ecco, forse è più semplice, vale T sen alfa diviso il campo elettrico E. Quindi T, che era 3,5 per 10 alla meno 2 newton per il seno di 30, che è un mezzo, diviso il campo elettrico, che non me lo ricordo più, 1,5 in 10 alla 5 newton su coulomb, 1,5 per 10 alla 5 newton fratto coulomb, e otteniamo 3,5 diviso 1,5 diviso ancora 2, quindi viene 1,17 per 10 alla meno 7 coulomb. Andiamo a controllare. Sì, 3,1 grammi e 1,2 col segno negativo, appunto, per 10 alla meno 7 coulomb. Ci sono domande? No, ok. Chiudiamo. Per oggi direi che ci possiamo fermare qui.